esperienza inedita e intrigante, iniziativa che continua a riscuotere interesse. A diversi mesi dall'inaugurazione prosegue il successo dell'Ara Comera, una visita immersiva e multisensoriale, racconto dove storia e tecnologia si uniscono. L'Ara Comera è il primo intervento sistematico di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma, in realtà aumentata e virtuale. Per accontentare il pubblico, il monumento rimane aperto in occasione del Ponte dell'Immacolata. Ottima notizia per chi si è tenuto libero nelle giornate di mercoledì e giovedì. L'Ara Comera attende i visitatori anche nel secondo venerdì di dicembre, con ingresso dalle 19.30 alle 24, si può entrare fino alle 23. Riposo previsto invece di sabato. In via del tutto straordinaria, romani e non possono godere dell'innovativa esperienza di realtà aumentata unica nel suo genere. Grazie all'utilizzo di particolari visori, elementi virtuali e reali si fondono direttamente nel campo visivo di chi guarda. I contenuti virtuali appaiono al visitatore come ancorati agli oggetti reali, contribuendo al senso di magia del percorso, con un cammino suddiviso in 9 punti che parte con il plastico del campo Marzio settentrionale per poi proseguire con i dettagli dell'Ara Pacis.